Il PNRR sfide e opportunità per il territorio irpino. Nella sala consiliare del comune di Atripalda ne hanno parlato il sindaco Giuseppe Spagnuolo e Piero Mastro Berardino, imprenditore vitivinicolo e professore ordinario di economia e gestione delle imprese presso l'Università degli Studi di Foggia. I settori che saranno interessati dal piano di rilancio sono digitalizzazione, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture, istruzione e ricerca. Ma per Mastro Berardino l'Irpinia dovrà puntare nello specifico su turismo e promozione del territorio. Dobbiamo sicuramente dare una visibilità a questo territorio, quindi dobbiamo cominciare a ragionare in ottica di valorizzazione territoriale, di appetibilità territoriale per attirare investimenti e per sviluppare anche i flussi turistici verso le nostre aree interne. È un tema del quale si è parlato tantissimo anche nei decenni passati, però non si è mai messo mano seriamente ad un piano che mettesse a posto le risorse del territorio da un lato e per renderle presentabili e che poi facesse partire un processo di comunicazione dall'altro finalizzato a far conoscere queste risorse all'esterno. E poiché tutti i territori italiani, dalle regioni alle province, a comprensori anche più ristretti, stanno facendo investimenti enormi in comunicazione, io penso che questa nostra Irpinia meriterebbe un approccio professionale alla comunicazione, non improvvisazione, un investimento serio perché l'Irpinia possa andare ad occupare il giusto spazio nella competizione dei territori, non solo italiani.